Presidente, un'opera che rende più moderna la Toscana. È questo il commento. Sì, l'aeroporto di Pisa ha un valore strategico per la Toscana, è un aeroporto che cresce in collegamento con quello di Firenze, questa è stata sempre la mia visione. Abbiamo fatto un grande investimento con il Comune di Pisa, noi abbiamo dato un contributo con i fondi strutturali, io stesso sono stato in Europa a sbloccare, come si dice, l'erogazione dei fondi strutturali. Adesso quest'opera c'è e consentirà di collegare direttamente l'aeroporto alla stazione ferroviaria in modo civile, insomma, europeo, ecco, diciamo europeo. E poi partiranno a fine anno, insomma entro un anno, senz'altro anche lavori per l'ampliamento dell'aerostazione, aeroportuale, e anche questo sono 40 milioni che si investono. In tempi rapidi avremo un cambiamento anche nell'accoglienza dell'aerostazione, ben diverso. Sono opere che servono sì, a dare un servizio prima di tutto, ma servono anche allo sviluppo, servono allo sviluppo del turismo. Questo aeroporto è fondamentale per il turismo della Toscana e poi servono anche allo sviluppo economico in generale. Pensiamo alle potenzialità, alle relazioni tra l'aeroporto e il porto di Livorno, questa grande area logistica che nei fatti sta già crescendo e su cui noi interveniamo tra Livorno, Pisa e la mia amata Pontedera, diciamo così. Pisa resta centrale comunque, questo lo dimostra, anche questo lo dimostra nel sistema aeroportuale toscano. Eh sì, ma io non ho mai avuto dubbi di questo e mi sembra che questo investimento, per un verso voluto dal Comune, sostenuto da noi politicamente e finanziariamente con i fondi europei, ma anche l'investimento che la nuova società aeroporti della Toscana farà, come dicevo, entro l'anno partiranno i lavori o entro l'anno agli inizi del prossimo di 40 milioni, poi ne seguirà un altro investimento di altri 20 milioni, significa un potenziamento di questo aeroporto, nel quale bisogna credere, perché io capisco le polemiche, ma insomma tutti i dati dicono e confermano che cresce il trasporto con gli aerei, crescono i viaggiatori, ecco, i viaggiatori. In un mondo globalizzato è evidente che se non ci sono queste infrastrutture rimaniamo indietro. Io non giro moltissimo, però la Toscana aveva bisogno di tutto questo, no? E se andiamo in giro per l'Europa troviamo situazioni di accoglienza, di servizio che sono più moderne rispetto a quelle che garantiamo noi. Con questo passo avanti di oggi cominciamo a collocarci nella media alta europea, no? E poi anche per raggiungere Firenze, che è l'altro tema, se riusciremo con ferrovie, ci stiamo già provando. Noi abbiamo migliorato molto in generale il servizio ferroviario, è cresciuto bene, ci sono mezzi nuovi, altri entreranno, altri vagoni, altri treni nuovi. E bisognerà poi lavorare un po' per vedere se riusciamo ad avere anche treni dedicati che in un arco di tempo sotto l'ora consentano di collegarsi con Firenze. Poi a Firenze c'è la costruzione della tranvia che si collega a sua volta con l'aeroporto di Firenze e poi io sottolineo questo legame però sulla costa. Io, come sapete, ho una preoccupazione particolare sulla costa. Pisa tiene bene, Pisa è forte, ci sono altre situazioni con una vocazione industriale che invece hanno subito degli arretramenti. Pensiamo ad una legislatura come quella che abbiamo fatto, che ha impostato questo lavoro, questo scatto in avanti, ma che ha impostato anche gli interventi sul porto di Livorno, che faremo, non solo quelli che sono già in corso di ricavatura e quelli che collegano il porto di Livorno, già inaugurati con il ministro Del Rio, anche lì siamo stati noi ad investire, che collegano la ferrovia del porto con la rete ferroviaria italiana. Tra l'altro mi dicono che sta funzionando bene, ma anche lo scavalco che collega il porto con l'area logistica a cui prima facevo riferimento, e poi tutta la Darsena Europa,
che può fare l'istituzione pubblica? L'istituzione pubblica, per rilanciare lo sviluppo, deve investire. Noi con le nostre risorse e secondo una visione strategica lo stiamo facendo e io sono sicuro che i risultati arriveranno. Magari anche il presidente Rossi quando viaggerà utilizzerà il Pisa Mover. Sì, e perché no? Sì. Penso sarà anche divertente, no? Quando si trova in altri aeroporti ci si monta volentieri, questa cosa che si muove, si ritorna un po' bambini anche. Governatore, ai detrattori del Pisa Mover cosa mandi a dire oggi? Ma che vi devo dire? Ognuno fa, ognuno dice quello che pensa. No? C'è sempre, nella democrazia questo fa parte del gioco, no? Tutte le cose si possono senz'altro far meglio, si può ancora rintervenire per migliorare, insomma ormai ci sono abituato, però oggi è festa, festeggiamo un po', poi magari domani si riprende le polemiche, io oggi non polemizzo. Buon lavoro.